In questi giorni si parla di Corso Vittorio Emanuele. Ieri sempre l'opposizione di centrodestra ha tenuto una conferenza stampa in Corso Vittorio parlando di confusioni alessandriniane. Lei, sindaco Alessandrini, cosa risponde? Io so che l'opposizione è un luogo freddo in cui si cerca di scaldarsi con conferenze stampa che, voglio dire, no, sono il diritto di tribuna di chi non ha responsabilità di governo. Chi invece ha responsabilità di governo, cioè il sottoscritto, gestisce un'eredità complessiva ricevuta dall'amministrazione uscente. Fra queste c'è Corso Vittorio, un argomento spinoso senz'altro, su cui però non dobbiamo dimenticare i fatti che poi sono quello che contano. Circostanza per me, diciamo, no? Ineludibile di tener conto di una sentenza, di un pronunciamento del TAR che impone il ripristino alla chiusura del cantiere della viabilità precedente. Questo significa far ritornare le automobili su Corso Vittorio Emanuele. Ovviamente, poiché il traffico è un grosso problema e poiché noi vogliamo evitare di fare sperimentazioni sulla pelle dei cittadini, come accaduto nel quinquennio precedente, è chiaro che ci sono degli studi e degli approfondimenti in corso con i tecnici competenti e con i vari attori istituzionali. L'orientamento fin qui emerso è quello di riaprire la viabilità di Corso Vittorio Emanuele in un unico senso di marcia, avendo però la necessità di porre in sicurezza la sede stradale, dal momento che la separazione che esiste fra marciapiede e carreggiata stradale, per l'appunto, in taluni ambiti non è chiara e quindi c'è la necessità di una operazione sicurezza. Questo è quanto. Potrebbe essere un'idea il referendum con i cittadini di Pescara? Ma io credo che, diciamo, le consultazioni popolari sono importanti, però noi siamo una democrazia rappresentativa e quindi, diciamo, la politica non deve e non può nascondersi dietro un dito, ma deve assumere la responsabilità direttamente di certe scelte, che peraltro sono complesse perché non riguardano solo una strada, riguardano il ridisegno complessivo della viabilità nel centro cittadino.